Questa bretella è pronta finalmente, è stato un intervento lungo, ovviamente che rispetta le procedure previste dalla norma, procedure accelerate perché l'autorizzazione ambientale in un'area protetta richiede tempo, perché le gare giustamente per un'opera pubblica richiedono tempo e i cantieri ovviamente poi sono fisicamente, richiedono un tempo non comprimibile, e questo ci ha consentito comunque di rispettare i tempi e il budget previsto per l'intervento stesso. Per l'autostrada aperta stiamo provando a continuare la demolizione del viadotto per vedere se staticamente il viadotto rimasto in piedi è in grado di reggere traffico. Questo sarà possibile farlo e verificarlo a fine dicembre, col collaudo statico possibile su gennaio, come previsto dagli interventi. Questo non so darvi una risposta se sarà positivo o no. E poi c'è un progetto ovviamente di autorizzazione e realizzazione del nuovo ponte, che ovviamente in area protetta richiederà tempi più lunghi, e è previsto entro l'inizio del 18 il completamento dell'opera, ovviamente con appalto pubblico e autorizzazione, non con procedure accelerate come quelle della protezione civile che sono state adottate per la bretella. Ci sono 900 milioni di euro che sono pronti per rifare l'autostrada. Anche questi lavori quando cominceranno? Questi cominceranno l'anno prossimo, ovviamente sono lavori di manutenzione straordinaria, quindi avranno, a seconda della complessità autorizzativa, tempi diversi, però sono interventi molto articolati che prevedono di intervenire su tutte le strutture dell'autostrada, sia sulla pavimentazione, sulla segnaletica, sulle barriere di sicurezza, le gallerie e poi tutte le opere d'arte. Buona parte dell'autostrada, più di un terzo, è su viadotto, e quindi il collaudo e il ripristino statico di tutte le opere d'arte è diciamo lo sforzo principale di manutenzione su cui stiamo investendo. Rappresenta il simbolo di un rispetto delle cose che ci eravamo dette, che avevamo promesso: il ripristino in 3 mesi della viabilità, l'investimento massiccio su questa infrastruttura fatta con ANAS, più di 800 milioni di euro verranno spesi nei prossimi anni per il rifacimento e la messa in sicurezza di questa principale arteria siciliana. È il segno che le nostre scelte sono state concrete e decise non solo nell'emergenza, ma anche nella programmazione di lungo periodo, per impedire che quello che abbiamo dovuto rimediare possa avvenire ancora. E c'è da parte di ANAS, nel suo piano quinquennale, un impegno straordinario per il Sud, perché dei 20 miliardi previsti nel piano quinquennale, più di 12 e mezzo sono a disposizione del Mezzogiorno, proprio per dare una svolta alle politiche infrastrutturali. Intanto diciamo che abbiamo aperto i cantieri dell'alta velocità in Sicilia, sono quasi 4 miliardi di euro che sono già a disposizione, che saranno spesi per potenziare le linee ferroviarie siciliane. Con la Regione Sicilia anche stiamo predisponendo un piano per le infrastrutture per il potenziamento sia dei porti che degli aeroporti che delle ferrovie regionali, e quindi sappiamo che questo è davvero un ritardo enorme che c'è. Inoltre immagino e spero che il nuovo assessore presto si concentrerà per la chiusura del contratto di programma con Trenitalia, perché questo è un elemento che può creare le opportunità di miglioramento vero, concreto, nel servizio ai cittadini.